certezza che vi siano alcune quantità di gas nervino. A chi si vendevano questi materiali cosiddetti di scarto che in realtà potevano essere utilizzati per fini militari? A quali paesi? L'Iraq, l'Iran, la Libia. Che cosa ha saputo sulla tragedia del 19 di Ustica? Che l'aereo avrebbe dovuto trasportare materiale nucleare. Quando abbiamo iniziato questa inchiesta sul traffico di rifiuti tossici e radioattivi, non ci aspettavamo di arrivare a scoprire la produzione e il commercio di gas nervino, la vendita di plutonio ai paesi medio orientali e da raccogliere testimonianze sulle cause della tragedia di Ustica. Ma se ci seguite con attenzione nelle varie tappe di questa inchiesta, anche voi rimarrete stupiti dalle scorie di guerra fredda che ancora coprono la storia del nostro paese. Abbiamo iniziato questa inchiesta sulla discarica di Pitelli alla Spezia, allarmati dalle notizie pubblicate dai giornali sulla pericolosità della situazione. La prima cosa che ci ha colpiti alla Spezia è stata la contiguità tra zone militari e zone civili, contiguità che nel corso dell'inchiesta si è venuta sempre di più a delineare. Questa è una discarica per rifiuti speciali, una delle tante legate al nome di Orazio Duvia, imprenditore della nostra città. È situata in un punto definito panoramico, protetto quindi da una legge dello Stato, è stata posta sotto sequestro dalla magistratura di Asti in collaborazione con il Corpo Forestale di Brescia e poi di La Spezia. Le accuse che pendono sulla testa di alcune persone sono associazioni a delinquere finalizzate al disastro ambientale. Qui siamo nella zona vicina, siamo in linea d'aria a circa 500 metri, vedete la polveriera, il muro di cinta che delimita appunto una zona militare. La contiguità con la polveriera è di per sé una cosa pazzesca, perché effettivamente in una polveriera non si sa mai che cosa ci sia. Qualcuno sostiene che la discarica che abbiamo visto prima sia collegata direttamente con la polveriera o che comunque abbia dei tunnel all'interno fatti diventare poi ciechi per stoccare materiale che ora sarebbe difficilmente rintracciabile, essendoci decine di metri di terreno su di esso. Signora, noi le diamo quello che vuole lei, purché lei ritiri la denuncia. L'indagine ha fatto rilevare, così di prima battuta, un'attività legata allo smaltimento dei rifiuti anche all'interno dell'arsenale della Marina Militare, e questo ha portato direttamente dalla Procura di Asti a fare delle perquisizioni anche a funzionari del Ministero della Difesa. Ma c'è una fonte vostra, convenzionale, che ha raccontato qualche cosa di più? L'indagine si fa sia su testi che firmano i verbali, sia su fonti confidenziali che per ragioni di sicurezza e riservatezza non le firmano. Alcune di queste fonti confidenziali hanno delineato un quadro più generale della situazione, non solo locale di La Spezia, ma a livello nazionale, di un interesse che può essere anche quello dello smaltimento legato a associazioni deviate come la massoneria o altri organi. Lei ha molte informazioni sulla discarica, come mai? Io facevo parte delle forze speciali di Marina. Ho continuato a lavorare in un certo servizio. Che cosa è sepolto esattamente di pericoloso in questa discarica? Scoria nucleare in una quantità tale che denota una pericolosità enorme sull'area spezzina e non solo sull'area spezzina. Sono stati sepolti rifiuti industriali delle più svariate tipologie, sono stati interrati esplosivi, aggressivi chimici ed altro materiale che poi, cosa più grave, è che questo materiale, combinandosi probabilmente perché interrato senza precauzione alcuna, può portare a una formazione di sostanze chimiche del tutto sconosciute ed altamente nocive. Si può parlare della diossina di provenienza dell'area del Varesotto,
la presenza della diossina nei terreni come è stata rinvenuta, fa ritenere agli esperti, che in questo senso me ne riferirono, che possa essere diossina contenuta in terreni decorticati da altri terreni e ivi trasportati. Come quello di Seveso? Ma come quello di Seveso, poi se sia Seveso o altro non lo posso dire. Ora, senz'altro, fuori di dubbio comunque, che sia finito nell'area militare una certa parte, o almeno una tipologia, non di rifiuto, ma di aggressivo chimico, che comunque sarebbe dovuto essere distrutto o eliminato in modo diverso, ed invece, data la compiacenza di vertici militari della zona, è finito in bunker o comunque in sotterranei all'interno della polveriera stessa. Quindi lei dice che, se capisco bene, c'è una sorta di stivaggio quasi comune nella polveriera e nella discarica di sostanze pericolose, in ambedue i casi? Senz'altro, esiste una connessione diretta fra, chiamiamola, la zona militare e la zona civile industriale. Esiste questa connessione, questo rapporto interscambio, dove vengono prelevate dall'area militare sostanze o tipologie di materiali per la vendita all'estero e viceversa, vengono inserite nell'area stessa materiali, tipologie, armamenti ed altro che devono essere comunque temporaneamente imboscate o occultate alla vista di chi non deve vedere. In particolare, di quali sostanze si tratta? Io sono a conoscenza, ed ho quasi la certezza, che vi siano alcune quantità di gas nervino, e per gas nervino io non intendo il gas nervino generico, ma è un nervino particolare, ovvero, qui bisogna ritornare alla questione di Seveso e vedere cosa veniva fatto, cosa veniva prodotto nell'area della Ikmesa, della Roche. E quando successe il fatto, che tanti anni fa, che esplose il reattore della Ikmesa, tutti guardarono alla diossina. Io penso invece che il vero pericolo reale fosse gas nervino, perché nella zona di Seveso veniva prodotto gas nervino che poi veniva adoperato dagli statunitensi per usi nell'area del sud-est asiatico. Questo gas nervino era probabilmente modificato, o almeno la base ipritica veniva modificata a livello molecolare, veniva variata la molecola stessa, di modo che oltre che dare un danno neurologico, desse soprattutto un danno oncologico. Nel 1984 un dipendente, un addetto alle ruspe a scavare quindi sul terreno, inavvertitamente ruppe un fusto, fuoriuscì dalla materia non ben definita. Questa persona morì il giorno stesso, anzi credo durante la notte, il giorno dopo decedette. Durante le operazioni svolte recentemente dalla magistratura astigiana per scoprire i fusti interrati, c'è stato un incidente di un certo rilievo, nel senso che si è sviluppata da un fusto che è stato riportato in superficie una nube di sostanza che poi sarà stata analizzata, di cui non sappiamo esattamente i componenti, che ha portato a un malore, che ha causato un malore a due degli agenti che stavano facendo le operazioni e credo anche a un paio di tecnici della società incaricata delle operazioni. Probabilmente nella discarica vi sono delle quantità indefinite di residui di lavorazione della iprite e della luisite, che comunque provenivano dall'area della Ikmesa. Nella polveriera di Valle Grande ci sono senz'altro quelle famose cartucce di iprite additivata che i nostri servizi stanno cercando da tempo e non hanno ancora trovato. Probabilmente le ha trovate, non so, forse Saddam Hussein o da altri. Io sto parlando di contenitori di piccolissime dimensioni, infatti comunemente chiamate cartucce. Sono cartucce che vengono inserite tranquillamente
negli scassi dei proiettili da 155 da 205 per il tiro a lunga gittata, oppure vengono inserite in teste di missili a corto raggio, o addirittura possono essere anche nebulizzate da aerei a bassa quota. E quindi, data la dimensione minima di questi contenitori, data l'altissima pericolosità, perché sono maledettamente letali, il prezzo si alza e i paesi belligeranti, avendo di queste armi, possono determinare facilmente l'esito di una guerra o l'influenza in una certa area. Certo, nel corso delle investigazioni sono emersi collegamenti che fanno ritenere che La Spezia sia un terminale, uno snodo importante in molti traffici. In molti traffici, tra i quali credo non si dica cosa nuova, rilevando come specie attraverso alcuni suoi moli possano essere state esitate all'estero anche materiali tossico-nocivi, nonché armi. Non si può dimenticare che la città della Spezia, oltre che uno snodo portuale fondamentale, è un'area strategica di rilevante importanza. Ecco che noi vediamo partire i carichi di materiale altamente tossico, che potrebbe essere nucleare e non, perché non è solo nucleare, insieme o in parallelo a carichi di armi di produzione italiana, produzione sudafricana e di produzione dell'est, che vengono date come interscambio per poter accettare e accogliere questi rifiuti che altrimenti qua non potrebbero essere sistemati, però sono stati sistemati lo stesso, almeno in piccole quantità, visti anche i casi di tumore che esistono nella zona. Questa intervista vale come un esposto, è come se fosse un esposto all'autorità giudiziaria. La cosa che mi colpisce è anche il carattere molto circostanziato della denuncia. Siamo di fronte ad una persona che, a me che non sono un esperto, mostra però una proprietà di linguaggio, fa riferimento a fatti specifici, quindi a maggior ragione mi sembra che ci sia la necessità di capire fino in fondo quale fondamento abbiano queste dichiarazioni, di quale entità sia il pericolo.